alle forze d'ordine, ma in particolare a tutte le cittadine e cittadini, che questa sera hanno dovuto essere presenti a questa prima seduta del nostro Consiglio Comunale. Naturalmente porgo un saluto al Presidente di questo Consiglio, a tutte le consiglieri e consiglieri e assessori, e con i quali iniziamo un percorso di 5 anni che sarà molto importante per la nostra città. Non vi nascondo che sono emozionato, perché questo è un momento che ha in sé anche una forte carica simbolica. È il momento in cui io, assieme ai consiglieri e assessori, incominciamo il nostro impegno pubblico e di fronte della collettività. Abbiamo tutti una grande responsabilità. Sono seduti tutti i padovani, di quelli che hanno scelto il nostro progetto amministrativo, come quelli che hanno preferito altre proposte, ma anche tutti i padovani che per molte ragioni hanno scelto di non recarsi al governo. Molti padovani mostrano una critica profonda, se non un rifiuto verso la politica e chi amministra la cosa pubblica. Questo a livello locale come nazionale, visto che il percentuale di assenzionismo cresce ogni anno di anni in anni. Tra le cose che certamente i cittadini non sopportano più, c'è il linguaggio, urlato, sempre sopra le righe, che è confronto alle proposte persino insulto, anche importante carica istituzionale e di legge del messaggio politico, come purtroppo abbiamo visto. La cosa mi ha molto apprezzato, anche negli ultimi giorni di questa campagna. Linguaggio e toni che non mi sono mai appartenuto e che ho sempre criticato e chiesto di accontentarmi nei luoghi istituzionali, così come nelle piazze e sui social. Sono certo che in questo Consiglio non verranno mai fatte del genere e che il confronto politico, anche aspro, sarà sempre svolto con toni civili e interesse solo dei cittadini. Non ho la pretesa e la presunzione di poter investire da solo un grande esempio, ma noi tutti dobbiamo fare in modo che il nostro agire di smentire tutti i luoghi comuni negativi sulla politica e sull'amministrazione pubblica. Dobbiamo convincere i cittadini, i più semplici, che candidarsi alla carica di consigliere comunale è un atto d'amore per la propria città e che voto un elemento fondamentale di partecipazione. La campagna elettorale è finita, è il momento di lavorare tutti insieme per il futuro della nostra città. Dobbiamo farlo in armonia e con la relazione tra noi e con le altre istituzioni come abbiamo fatto nei scorsi 5 anni. Oggi inizio il mio secondo mandato di sindaco. Grazie a tutti quelli che mi hanno rinnovato la loro fiducia e sento la grande responsabilità che mi hanno affidato. Quando decido di candidarmi, l'ho fatto perché, con tutta la squadra con cui ho lavorato questi 5 anni appena terminati e che ringrazio, abbiamo impostato un progetto di una regione di città piuttosto con futuro, complessa e articolata, che mette al centro le persone. Un progetto che abbiamo studiato, pensato, iniziato a realizzare e che alla luce del nostro risultato elettorale che ci ha attendato, vogliamo portare a termine, non per noi, ma per tutta la città.